vuole smontare lo stereotipo secondo il quale noi saremmo i brutti, sporchi e cattivi e buoni sono gli altri, proprio perché invece la cattiveria viene dal mondo cosiddetto normale. Sono loro che ci costringono in questo bunker sotterraneo a scampare dalle bombe che sono i fuochi di festeggiamento del mondo normale che può ancora augurarsi buona fine, ma soprattutto buon principio. Tutti quelli che ci vogliono male. Fatemi sputare addosso. Uè! È sputato, non me le volete ricambiare gli auguri? Anna schiatta e subito tutti quelli che ci vogliono male. Devono vomitare veleno amaro. Anna morire subito. Devono buttare il sangue. Anna aspira per 7 generazioni. Bisogna rivendicare la libertà di essere quello che siamo. E per cui tutte le persone che sono la stragrande maggioranza del globo che hanno avuto anche questa fortuna, diciamolo, di riconoscersi nel corpo in cui sono nati, non devono pensare che per questo motivo coloro che invece non si riconoscono nel dato biografico e decidono di fare dei cambiamenti. Io dico sempre, almeno voi ci avete un problema in meno. Noi dobbiamo partire dal diventare quello che noi siamo per poi affrontare i problemi che hanno tutti gli altri. Il lavoro, cercare quell'equilibrio psicologico, cercare se possibile di essere felici. Mi dispiace, non la potete avere. La camera mi serve. Pure stanotte. Chiudete la finestra che vince la trastanza, sembra invocata voi. No, ci dobbiamo mettere prima d'accordo. Voi mi dovete sempre avvisare prima. Vi spedisco un telegramma la prossima volta. Il cliente mica mi avvisa quando l'incontro. E poi i patti sono chiari. A qualsiasi ora, in qualsiasi momento, la vostra stanza a mia disposizione, anche di notte. Pure stanotte. La notte dell'anno, venerdì santo, Pasqua e pure l'Epifania. Io sono una donna in carriera, che si ferma per tutto. Via, rimandiamo, perlomeno di una mezz'ora. Io a mezzanotte voglio buttare 3 scaffalee vecchie dal balcone. Buttatevi pure voi appresso, così facciamo 4. Tutte pure di metà di doppio.